Da nord a sud in piazza con una precisa richiesta, prorogare i contratti in scadenza dei precari della giustizia e lavorare per allargare la platea dei beneficiari della procedura di stabilizzazione al fine di ricomprendere tutti gli operatori giudiziari con rapporto a tempo determinato attualmente in servizio. Parliamo di tirocinanti storici che hanno fatto oltre 10 anni di tirocini all'interno del Ministero della Giustizia e che ovviamente gli si è dato più punteggio e più diciamo importanza rispetto a chi come me, un esempio, è stato assunto con riserva di legge per ex militari. Non raggiungo i 36 mesi in quanto io ho fatto solo, farò solo 2 anni di servizio. Ma c'è anche chi, pur essendo stato stabilizzato, ha voluto portare il proprio contributo ai colleghi in attesa. Sono tante famiglie e molti, come i miei colleghi, hanno moglie, figli, mariti, ovviamente, e sono famiglie numerose. Ad una certa età, insomma, andare ancora in giro a cercare lavoro quando ne abbiamo uno a disposizione e c'è disponibilità di posti e di fondi. Ma c'è anche chi, pur essendo stato stabilizzato, ha voluto portare il proprio contributo ai colleghi in attesa. Secondo me ci sono tutte le condizioni per rivedere questi requisiti penalizzanti per una fetta di lavoratori che meritano a tutti gli effetti e come tutti quanti noi di essere stabilizzati.